29 settembre, una giornata di caldo e di sole, il mare che invita a fare il bagno. Nonostante l'autunno sia già arrivato, le nostre spiagge sono ancora piene di turisti e di agrigentini che preferiscono trascorrere qualche ora al mare. Anche gli stabilimenti balneari hanno registrato presenze continue e presenze sono anche notevoli nelle strutture alberghiere. Quest'anno devo dire che il turismo, diciamo, ci sono molti turisti perché passando l'agosto, dopo la fine di agosto, l'Agrigentino non so perché, è come se entrasse l'inverno. Però il caldo di questi giorni, diciamo, ha allungato la stagione balneare. Sì, in effetti l'ha allungata abbastanza, almeno di una ventina di giorni, perché noi di solito chiudiamo il 15 settembre, vuoi per un po' di pioggia, per il tempo che comincia a fare un po' più freddo. Quest'anno invece no, forse questo caldo anomalo durerà ancora qualche giorno e sicuramente spinge le persone a venire a spiaggia. Lei si gode questa bella giornata oggi? Eh sì, un po' oggi questo vento, a parte il vento di scirocco che porta un po' di fastidio, ma sembra di essere tornati ad agosto. Non andrà al mare. No, non è una bella giornata, diciamo, dal punto di vista meteorologico del mare, ma certo a casa con questa giornata non si può stare. È meraviglioso vedere questo clima in questo periodo, in questo settembre, quasi sta finendo, è inizio ottobre, proprio perché ancora c'è gente per le spiagge, ancora c'è tanta voglia di divertimento, tanta voglia di mare, è gente in acqua, gente sulla sabbia, è meraviglioso. Voi avete registrato in questo periodo, anche se un po' fuori stagione, una maggiore presenza di turisti? Logicamente qualche presenza in più relativamente a, diciamo, turisti che vengono dalla stessa Sicilia, quindi da Palermo, da Catania, dal palermitano al catanese, si ha qualche presenza rispetto al cambio climatico improvviso, diciamo, che c'è stato. Quindi possiamo dire che qualcosa in più c'è sicuramente.